Progetto BIT è sicuramente un tema fondamentale perché per Union Camere, perché la riforma delle Camere di Commercio assegna questa materia dell'innovazione tecnologica alle Camere di Commercio. Da un lato la conoscenza delle tecnologie digitali che sono fondamentali e l'altra seconda grande opportunità che c'è da questo progetto in termini di ricadute è quella relativa al trasferimento tecnologico, cioè l'opportunità di trasferire tecnologie da una parte all'altra del mare Adriatico per uno sviluppo armonico dei due territori. Ed è stato un nuovo stimolo per comprendere come poter ancora di più andare incontro alle nuove mentalità. I millennial hanno dei parametri completamente diversi da quelli che posso avere io per quello che riguarda l'analisi e la scelta di un posto di lavoro. Abbiamo cercato di modernizzarci e di coinvolgere soprattutto il personale che lavora con noi in modo di aprire la testa. Ci sono dei ragazzi giovani che ci fanno digitalizzare, ci aiutano nella digitalizzazione. Ci stiamo un po' alla volta migliorando, ecco. Ci ha permesso di fare un'autoanalisi e, come tutte le autoanalisi, insomma, di sviluppare un'idea e un'opinione su quello che stava succedendo. Ci servirà sicuramente di spunto per approfondire e per creare qualcosa di nuovo e di utile da questa esperienza. Quando si va a ragionare di innovazione con le imprese, di solito ci si concentra un po' sugli input dell'innovazione, quindi la spesa, ricerca e sviluppo, oppure sugli output dell'innovazione, che sono tipicamente i brevetti, però sia una che l'altra alla fine sono solo delle spese, ma non dei risultati. Ci si dimentica molto spesso del motore principale dell'innovazione, che sono le persone. E diciamo che questa è stata anche una grande soddisfazione, quella di vedere appunto le imprese che lo hanno capito, lo hanno metabolizzato, lo hanno compreso e credo gestiranno d'ora in poi il loro processo di innovazione con una maggiore attenzione rispetto appunto al capitale umano. Stiamo strutturando e oggi verrà sottoscritto un accordo, un memorandum tra i partner italiani e quelli croati proprio per rendere ancora più forte questa collaborazione su alcune aree di intervento che sono l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'internazionalizzazione delle imprese. Noi però vorremmo che questo pezzo di carta, chiamiamolo così, che viene sottoscritto abbia un valore decisamente diverso, quindi passare dalla forma alla sostanza, perché le imprese hanno bisogno in questo momento di grandissima sostanza ed è l'obiettivo di questo progetto.